Buon sabato. Vediamo se piano piano si connette qualcuno. Buongiorno. Ciao a tutti. Ciao Veronica, buongiorno. Buongiorno, buon sabato. Un bel sabato fresco, almeno qui a Firenze, dopo la pioggia di ieri, un po' ci voleva, visto anche le prossime previsioni, i prossimi giorni che invece mettono molto caldo. Come state? Buongiorno Simona. Allora, auricolari forse è meglio. Sempre un po' questo dubbio. Siamo all'ultimo giorno di questi 6 giorni. Abbiamo fatto. Buongiorno Valentina. Abbiamo fatto un po' questo percorso insieme. Ogni giorno abbiamo fatto una pratica, magari per alcuni non nuova. Buongiorno Letizia. Ciao Cinzia. Magari erano pratiche che potevate conoscere, o forse invece per qualcuno è stata la prima volta, anzi se c'è qualcuno di nuovo che dovesse collegarsi per la prima volta oppure vede il video poi che rimane. Io sono Marina. Marina Ciampelli, faccio io sarei una psichiatra, una psicoterapeuta, sarei, sono. Però mi occupo tantissimo di mindfulness al Centro Mindfulness Firenze. C'è questo progetto di portare avanti la mindfulness, di renderla anche fruibile a tante persone. Buongiorno Manuela. E quindi un po' grazie a questo lockdown che c'è stato, abbiamo cominciato con Elena a organizzare appunto anche questi incontri online proprio per mantenere, per dare la possibilità a chi già aveva un po' di esperienza di pratica di continuare e anche appunto, come dicevo, per la voglia di permettere a tanti invece che non conoscono ancora la mindfulness o queste pratiche invece di sperimentarla. E allora in questi giorni abbiamo fatto varie pratiche, dalle pratiche più orientate al rilassamento del primo giorno, l'abbiamo fatta insieme, abbiamo visto come si può attivare un po' il nostro sistema parasimpatico, perché come esseri umani siamo sempre un po' così, sempre col sistema simpatico che è quello dell'allerta, della fuga, della lotta attivo, e invece il nostro sistema parasimpatico, che è quello del riposo, rest and digest, riposo e digerire, cioè quello che ci permette quelle funzioni della calma, è molto poco attivato, meno, non molto poco, meno, tendenzialmente meno. E però possiamo, buongiorno, buongiorno, ben arrivati, però possiamo anche un po' attivarlo e questo l'abbiamo visto nel primo video di lunedì, nella prima pratica in cui attraverso anche alcune tecniche di respirazione possiamo un po' attivare il parasimpatico. E poi abbiamo fatto delle pratiche insieme, per esempio quella del respiro, che è quella che ci portiamo dietro sempre, e altre pratiche che ci permettono di estendere la consapevolezza, perché mindfulness non è altro che la consapevolezza dell'esperienza del momento presente, alle nostre esperienze in tutti i vari momenti della giornata. Buongiorno a voi, buongiorno a te. E, per esempio, i suoni, i nostri pensieri. Le sensazioni del corpo, mettendo insieme l'attitudine della presenza, quindi l'attenzione, l'intenzione a essere attenti e presenti alla nostra esperienza, con la gentilezza. Attenzione e gentilezza, compassione per noi stessi sono le due ali della mindfulness, come un uccello, le due ali che servono entrambe. E oggi facciamo una pratica sulle emozioni. Perché naturalmente pensieri, suoni, respiro fanno tutte parte della nostra esperienza e le emozioni sono una parte
incredibile della nostra esperienza, sono quelle che ci fanno sentire vivi e partecipi con una vita colorata, anche quando le emozioni sono più pesanti e negative, le sentiamo come negative. E il titolo di oggi era Emozioni, lasciare andare, e l'ho trasformato in Emozioni, lasciare andare e lasciar essere. Perché lasciare andare può subito dare la suggestione del mandiamo via le emozioni negative, e invece man mano che pratichiamo e impariamo a stare con la nostra esperienza, ci rendiamo conto che è possibile rimanere in presenza anche delle emozioni negative senza scacciarle. Siamo maestri del distrarci, dell'evitare. È umano, è spontaneo e va anche bene. Però possiamo imparare delle modalità diverse che alla lunga sono più utili per noi, perché ci permettono di rimanere anche con quello che vorremmo evitare a tutti i costi, ansia, rabbia, tristezza profonda. Allora, emozioni, lasciare andare e lasciare essere. Facciamo questa pratica insieme oggi. Sempre questi 10 minuti, un quarto d'ora, che però veramente possono essere molto già utili. Allora, così come siamo, possiamo, se siamo distesi va benissimo, comunque sabato mattina magari abbiamo ancora un letto a disposizione, e se no seduti, ci prendiamo una posizione comoda, sentiamo che il corpo può anche permettersi di abbandonarsi un po', senza rimanere rigido, impostato, ma anche un po' permettersi di essere così com'è, abbandonato sulla sedia o sul letto o su una poltrona, permettendoci di chiudere gli occhi, se questo è abbastanza ci permette di rimanere a nostro agio, se no va bene lo sguardo leggero, appoggiato di fronte a noi. Cominciamo a prendere consapevolezza del nostro corpo qui, della sua presenza qui. E già il portare l'attenzione al nostro corpo è un onorarlo nel suo essere, nelle sue sensazioni. È un io ti vedo, io ti ascolto. E poi possiamo diventare consapevoli del nostro respiro dentro il corpo, che attraversa il corpo. Consapevoli di ogni ispirazione, consapevoli di ogni espirazione. E solo se vogliamo, come abbiamo imparato il primo giorno alla prima pratica, possiamo provare ad allungare un po' l'espirazione, cioè quando l'aria esce, la facciamo un po' più lunga rispetto all'inspirazione, magari aiutandoci contando, inspirando 3, espirando 2, 3, 4, 5, 7. Benissimo, inspirare dal naso, espirare dal naso. Però se preferiamo respirare senza controllare l'espirazione va benissimo. Siamo semplicemente consapevoli del fatto che stiamo respirando, che l'aria entra, che l'aria esce. Che l'aria entra e attraversa tutto il nostro corpo e l'aria esce e permette al corpo di lasciarsi andare, di abbandonarsi ancora.
E tenendo la consapevolezza del respiro nel corpo, sempre lì, magari sullo sfondo. Proviamo invece a portare adesso l'attenzione a quello che stiamo sentendo, alle emozioni che stiamo provando in questo momento. O se c'è un'emozione predominante. Proviamo a sentire cosa c'è. C'è tristezza, c'è eccitazione, c'è irritazione o rabbia, c'è imbarazzo, c'è vergogna, c'è senso di colpa, c'è preoccupazione, tensione o ansia, c'è serenità. Contentezza. Ora certe volte non è semplicissimo identificare quello che stiamo vivendo in un certo momento, perciò ci prendiamo il tempo. Per continuare a sentire. Magari se abbiamo difficoltà possiamo provare a concentrarci su un'area che può essere l'area del petto, del torace. E dentro di noi proviamo anche proprio a dare un nome a questa emozione. E non ci limitiamo soltanto a dare un nome. Proviamo a sentire le sensazioni del corpo collegate a questa emozione. Se anche non è un'emozione intensa, o magari rappresenta uno stato così di calma, di serenità. A maggior ragione proviamo a sentire il nostro corpo come sta, perché le emozioni potrebbero dare delle sensazioni a cui non siamo abituati, sono sottili, non le riconosciamo. Dedichiamo questa attenzione gentile e curiosa al nostro corpo. C'è un senso di apertura nel torace, nel petto, oppure invece un senso di contrazione. Sentiamo le spalle. Sono rilassate o sono chiuse? Sentiamo il respiro, è veloce o calmo? Il cuore batte rapido oppure lo sentiamo tranquillo? Magari le braccia o le gambe sono leggere, sono pesanti? Sono un po' tese, sentiamo dei formicolii. Proviamo il nostro viso è disteso oppure ci sono delle aree un po' che le sentiamo un po' tese, contratte, pesanti, stanche, magari un senso di pressione alla testa, alle tempie. Certe volte una sensazione nell'area delle labbra. Certe volte quando abbiamo voglia, abbiamo quella tristezza e ci fa venire voglia di piangere, sentiamo proprio gli angoli delle labbra pesanti che scendono in giù e al contrario quando siamo energici sentiamo il viso che si distende, è carico, le labbra che vanno, spingono verso l'alto. Allora quello che riconosciamo, lo riconosciamo anche come sensazione nel corpo. Proviamo a dargli un nome e a respirarci insieme. Sento tristezza. Posso ancora inspirare ed espirare. Fra un'inspirazione e un'espirazione sento la tristezza.
sento la gioia. O la tensione. E posso ancora inspirare ed espirare con queste sensazioni nel petto, nel viso, nelle braccia, nelle gambe, nella pancia. Insieme al respiro posso rimanere in compagnia di queste sensazioni senza scacciarle. Magari non mi piacciono, sono già qui. E posso continuare a inspirare e ad espirare insieme a tutto quello che sento, qualsiasi cosa sia. Non è sbagliata. Riconosciamo piuttosto se la nostra mente tende a commentare, perché spesso lo fa. A partire da un non mi piace questa tristezza, non mi piace quest'ansia, non mi piace questa rabbia, non la voglio. Poi prosegue e dice non va bene, è sbagliata. E può proseguire ancora e dire sono sbagliata, sono sbagliato. Questa cosa non ci dovrebbe essere. E non è così. E le emozioni hanno sempre un diritto di essere, anche se non ci piacciono, hanno un motivo, ci segnalano qualcosa che è importante per noi, va ascoltato. È meglio che ci riesce, senza forzarci. Proviamo a creargli questo spazio di ascolto in cui siamo qui, in presenza, gentile e accogliente. Verso tutto quello che c'è dentro di me adesso, che sia gioia, tristezza, rabbia, irritazione, paura, ansia, colpa, con ogni ispirazione prendo l'aria e creo spazio per quello che c'è e con ogni espirazione mi permetto di lasciare che le cose siano così come sono, senza combatterle. Con ogni inspirazione mi apro e con ogni espirazione permetto che sia così, con gentilezza e accoglienza. E con questo desiderio, con questo stato di apertura e di accoglienza verso tutto noi stessi, tutta la nostra esperienza, nel corpo, nel cuore e nella mente, ricominciamo a indurre anche intenzionalmente un movimento, magari lo facciamo partire dalle estremità, le nostre mani, le sciogliamo, le dita dei piedi, le caviglie, i polsi. Possiamo sciogliere un po' le braccia, il collo. È comunque sabato mattina e potremmo aver bisogno anche proprio di un po' di movimento, magari un po' di yoga o solo un po' di stretching, o per chi è abituato a attività più intensa, magari una corsetta. Ma siamo qui intanto e piano piano sentiamo, ritorniamo presenti anche al nostro corpo che ci accompagna in tutte le nostre cose, ci fa sentire tantissimo tutte le emozioni che arrivano. E possiamo tornare qui fra noi portando a termine questa pratica, ma che in realtà, come tutte le pratiche, non finisce con il apro gli occhi e oppure suono le campane, ma continua anche dopo perché la presenza noi la possiamo coltivare in qualsiasi momento della giornata. E un'attenzione particolare proprio a tutto il nostro mondo emotivo, alle nostre sensazioni. Prendiamocelo qualche momento ogni tanto, che possiamo pensarlo come, visto che siamo nel mondo dei selfie, ci facciamo un selfie dentro.
per vedere come stiamo, per chi è un pochino più grande di un'altra età anagrafica, quando i selfie non esistevano nemmeno nella fantasia più, nella creatività, si facevano le Polaroid al massimo perché ce l'aveva. Allora un'istantanea, ogni tanto durante il giorno ci si fa una Polaroid, un'istantanea, per vedere come stiamo. Come stiamo, quello che sentiamo, e ci diamo col respiro questo spazio di accoglienza, perché è troppo facile per noi purtroppo lottare contro quello che non ci piace e non vorremmo. È facile distrarsi, va bene anche distrarsi naturalmente certe volte, però ecco, questa pratica può essere un invito a fare qualcos'altro, a esserci. E a permettere di essere, quindi non solo mandar via e lasciare andare. Grazie a te Valentina, Amalia, grazie a tutti di essere stati qui di sabato mattina, della vostra presenza, di tutta la settimana, e spero sì di riorganizzare ancora a breve qualcos'altro perché ci piace molto a me e a Elena. E grazie del fatto che voi ci siate, ci fa molto piacere. Ciao alle due Letizie, Marina, ciao a tutte, vi abbraccio fortissimo, spero di rivedervi presto anche da qui. Buon sabato, buona estate per ora. Ciao a tutti.